bella, cos'è? Premi uno spazio vuoto, spada esplosiva. Tectite e rubellite. Premi uno spazio vuoto per sparare delle spade in quella direzione. Danneggiano tutti i nemici che toccano. Dopodiché potrai trascinare per cambiare la direzione delle spade. Dopo che ho lanciato la spada o quando la spada si è fermata? Sono due cose un filo diverse ma interessanti. Ok, dammela. Voglio provarla. Allora, togliamo uno di questi. Mettiamo questa qui. Proviamo a scontrarci con qualcuno. Oh, la madonna. Madonna mia, quanto casino. Ma basta, sti canguri delle balle. Ah, ok. Allora, figo, figo, bello, mi piace. Mi piace, come al solito è un filo difficile utilizzare il tieni premuto in questo gioco. Ma l'attacco fa male. L'attacco, madonna mia, fa veramente male. Madonna. Ci mette. Allora, c'è da dire, è bellissimo. È veramente bellissimo questo attacco. C'è da dire che queste nuove spille. Quanto? Ah, mi sembra di aver letto 50. Per un attimo ho detto cosa? Si è flippata la spilla. C'è da dire che queste nuove spille ci mettono un sacco di tempo a ricaricarsi. 8 secondi sono tanti, 12 ancora di più. E mettiamo l'ultimo pezzo qui. Oh, così ce l'abbiamo tutte quante. Vorrei provarle, ma vorrei prima farle salire tutte di livello per evitare che si evolvano per sbaglio. Per utilizzare 5 slot per un solo set vuol dire che la spilla deve essere buona almeno. 140 di danno, cioè è tanto, eh. Allora, io capisco che il gioco comunque ti impedisca di utilizzare due spille forti come questa e questa assieme. Però cavolo, se fosse stato possibile metterle assieme ste due spille, madonna mia. Il tizio qua se n'è andato. Oh, aspetta, la East, ok, qua è chiuso. Vediamo se l'Apis c'ha qualcosa. Nulla di nuovo, sorella? Davvero? Oh, che peccato. Anzi, fermo un attimo. Magari non hai nulla di nuovo perché ti devo portare al livello massimo. Vediamo se è così. 19 oggetti. No, non mi ha sbloccato nulla di nuovo. Peccato. Ok, siamo vicini al molco. Qua c'è il tizio che ci ferma la strada e anche di qua. Alcuni negozi però è un vero peccato che non abbiano nulla di nuovo. Elmo del samurai. Bravissimo ragazzo. Questa sembra carina. Chiromante sfortunato. Spada proiettile. Dura un secondo e 0,5 premi Neku. Per far volare una rosa di spade che danneggia i nemici. Continua a premere su Neku per lanciare le altre spade. Metallo raro e 1000 yen. Tutto tuo. Questa sembra figa. Vediamo prima di qua. Volete superare questa barriera? Allora portatemi la spilla Rashka il tiranno. Dovreste riuscirla a recuperare Udagawa. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Yeah. Tu invece che cosa vuoi? Secondo me di là è la strada secondaria. Questa è la strada giusta. Volete superare questa barriera? Allora portatemi la spilla Drago Verde. Ne avevo una, ma l'ho persa vicino al sottopassaggio. Forse qualcuno l'ha raccolta? Al sottopassaggio. Nonostante sia una missione secondaria, voglio prenderla. Forse è davvero per terra, speriamo. Forse non è questo sottopassaggio, forse è l'altro sottopassaggio. Quello dove abbiamo sconfitto Higashizawa. Va bene, allora prima andiamo da questa parte. Joshua, un po' troppo comodo trovarti qui e ora, giusto? Sembra un po' strano. Eh? Oh, che sorpresa incontrarti qui, Joshua. Oh, Joshua, mi scusi, parla con me. Pronto? Certo che parlo con te. Beh, allora farebbe bene a presentarsi. Sa, non è mica normale avvicinarsi a qualcuno così all'improvviso. E un'altra cosa, quello non è il mio nome. Si pronuncia Yosha e di cognome faccio Kiryu. Quindi Joshua non è accurato, eh. Questo non è il Joshua che conosco. Già, è perfino più fuori di testa di prima. Oddio, ma cosa gli è preso? Si comporta in modo così strano. Sta solo recitando. Ora basta con questo teatrino, yo.
Si contenga, per favore. Tenetemi o lo ammazzo. Il punto è che tu puoi vederci. Il che significa che fai parte del gioco anche tu. Dici solo se sei il Game Master. Game Master? Beh, sono piuttosto esperto con mouse e tastiere. Non intendiamo quel tipo di gioco, io! Forse io ho capito male. Non so cosa sia, ma tu sei qualcosa. E se tu non sputi il rospo te lo faccio vomitare io, io! Beh? Devo dire che io... Tu? Che strano vederlo fare ste facce. Io, ecco... Devo andare! Ehi! Torna qui, io! Oddio, raga, vi ho piantati qui di brutto. Che maleducazione totale. Ehi, Yosha, aspetta. Ok, questo era il sottopassaggio, però. Siamo nelle fogne di Shibuya. Oh, demone viola. Volete superare questa barriera? Allora eliminate questi rumori, tiè. Con che maledizione, Sirink? Ok, niente di difficile. Oh, giusto, non ho provato... Cacchio! Mi preoccupano... più gli orsi... che il rinoceronte... in sé. Però, cavolo! Abbiamo raggiunto il sincro a una velocità impressionante. Allora... questo, ok. Poi questo, perfetto. Questi qua. Questo. Dove? Questo, via. Questo, via. Perfetto, dai che ci siamo. Via. Ah, dannazione. Vabbè, 4.2 non è male. Guarda che vengono trascinati via. Non è male 4.2. Dovremmo essere riusciti ad ucciderli tutti. Perfetto. Ok, ho visto un metallo raro diverso. Si chiama morganite. Ah giusto, cioè abbiamo ancora questa spilla qua. Io devo toglierla. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Vortice di gelato e missioni sincro rave. E vai. A proposito di oggetti, Neku, magnate sto coso. Beh, ha riempito tutto, voglio dire. Questo aumenta il coraggio di 50. Mi sa che lo darò a Bit dopo questo. Ah, a proposito, aspetta un attimo. Cappelli, miglioramento globale e vuole 300 di coraggio. Non male. Ti dà più tempo per maneggiare le carte fusioni del tuo partner. Beh, per queste statistiche qua... potrei anche starci. Danno nullo sos, questo sembra utile. La giacca invece attacco 5. Sai cosa? Tieni, queste statistiche sicuramente sono buone. Anche perché la giacca ce l'avevamo da un bel pezzo ormai. Anche se quel 16 di attacco sicuramente non ci faceva schifo, ma 20 è anche meglio. Tu immaginati sto ragazzino tutto punk con sto elmo e l'orologio oro e platino addosso. Madonna mia. Fammi solo vedere un attimo i rumori. Secondo me c'è una rana di quelle viola o qui o qui. Sbagliavo, i nemici viola me li fa vedere di qua e loro me li... modalità esperto. Sono considerati due nemici diversi. Però aspetta, il sentiero del peccatore e lo Stige sta proseguendo nella maniera giusta. Vorrei provare anche questa. Premi Neku, fa 97 di danno. Allora, Yoshia. Ah, di nuovo voi due. Per favore, perdonatemi, ma i vostri interrogatori mi sconvolgono. Siete sicuri di non scambiarmi per un altro personaggio? Voglio dire, dubito fortemente di potervi dare risposte che cercate. Ma se posso assistervi in qualche modo, sono a disposizione. Vi posso prestare il telefono o posso recitarvi una poesia, se vi piace. Il damerino è fuori come un balcone, io... Sembra una persona completamente diversa. E se fosse tipo contagioso, forse dovremmo andarcene da qui subito. Non mi fido di te, ragazzina. A dire il vero, riguardo alla vostra precedente domanda, forse c'è un conoscente che forse potrebbe darvi informazione. Si chiama Anekoma. Anekoma? Tipo il signor H, Anekoma. Beh, certo, la prima lettera del suo cognome è H. Ci ha detto, non mi sovviene che abbia mai richiesto di usare quel nickname. Non lo so, cuffiette. E se anche il signor H fosse andato fuori di testa? Veramente, mi sa che è proprio una completa perdita di tempo, lol.
Allora, volevo dire, volete che chiami il signor Anekoma? Certo. Subito, ok, un momento. Pronto? Signora Anekoma? Sì, buongiorno, sono Yosha Kiryu. Mi scuso per la chiamata, ma sono qui con un giovanotto piuttosto irritato. Sì, un momento. Ehi, signor H. Il solo è unico, quindi mi dicono che sei piuttosto irritato. Cavolo, è lui. Che problema c'è, boss? Da dove comincio? Allora, non dirmi che il signor H è uscito di testa pure lui. No, sta bene. Ecco, il signor H... Non dire altro, ragazzo. Credo di sapere cosa sta succedendo. Tu e il tuo amico non riuscite a trovare l'uscita di Shibuya, giusto? Ma come? Sì, ci siamo svegliati qui tutti e due. Di nuovo nel gioco dei demoni. Il divertimento non finisce mai, eh? Yo, H, mi senti? Devi dirci cosa cavolo sta succedendo, bello! Coso, datti una calmata. Ehi, il tuo amico sembra ansioso di ricevere risposte. Digli che sto ancora cercando di orientarmi anch'io, ma una cosa la so per certo. Cosa? Qualcuno sta creando grossi guai a Shibuya. Grossi guai a Shibuya. Ma chi diavolo è? Chi mai farebbe una cosa simile? Porca pupazza! Continuiamo questa conversazione di persona. Che ne dite di venire al mio bar? Mi piacerebbe, signor H, ma questo posto sembra un labirinto. Non temere, cuffiette, ti guiderò fino all'obiettivo. Ti richiamo fra un attimo. D'accordo, ci sentiamo presto. Come faceva a sapere che ero io? Ha riconosciuto la mia voce. Vuoi davvero incontrare quel tizio inquietante? Già. Ok, ma come fai a sapere che non è una trappola o una roba simile? Perché conosco il signor H, possiamo fidarci di lui. Oh, un flashback. Oh, qualcuno, c'è qualcuno? No, allora, era la stessa scena dell'altra volta, ma il rumore era viola. Qualcuno mi sente? Cos'è, Monica? Ma che... Rhyme! Rhyme, le è successo qualcosa? Eh? No, niente. Non lasciarmi qui in sospeso, io! Scusa, è solo che ho avuto un'altra visione. Di cosa? Di te, Rhyme. Eh? Ed è tutto. Cosa vuol dire tutto? Sul serio, eravate soli lì, lì. Oh mio Dio, Neko, stai bene? È una faccia di chi ha visto un fantasma. Sì, sto bene. Questo è un po' imbarazzante, ma credo vi siate dimenticati della mia presenza. Il che va bene, visto che il signor Anekoma ha accettato di assistervi, dico bene? Beh, ad ogni modo io... Santo cielo, eccolo che se ne va di nuovo! E senza neanche salutare, io! Il drago verde trascina uno spazio vuoto per accendere un muro di fuoco e infligge danno a tutti i nemici che tocca, dopodiché genera un tornado che lancia i nemici in aria. Cioè, è il misto fra questa di fuoco e quella del tornado dell'altra volta. Oh, non che mi lamenti, per carità, però... Vediamo com'è, proviamo al posto di questa. Devo dire che ste spille nuove non mi stanno deludendo. Non mi stanno deludendo. Però, dammi un secondo, devo fare un attimo di ordine. Allora... Mettiamo questa prima di questa qua. Questa la mettiamo qui e questa per Neku è indifferente per ora. Proviamo di nuovo contro un gruppo di rane. Calmi. Oh, è un tornado di fuoco. Che figo, mi piace. Allora, l'effetto del tornado probabilmente non funzionerà su tutti i nemici, ma su quelli che funziona, secondo me fa un sacco di male. Su quelli che funziona, secondo me, fa veramente male. Allora, fermo un attimo. Ah, così! Ti dirò, non è male, non è male. Un po' scomodo da utilizzare perché premere su Neku non è sicuramente facile. Soprattutto quando sei in sessioni di nemici così veramente aggressivi. L'unico problema, sai cos'è? Devo mettere per secondaria tipo questa o questa qua. Non posso tenerle tutte e due attive. Questa spilla qui invece mi piace. È buona, ma... Merda, si sono duplicate.
è buona sicuramente. Il problema è che secondo me funziona meglio in una build melee. Funziona meglio in una build melee quella spilla lì. Ma quante cavolo di run ci sono ancora? Ti prego, crepa! Maledizione! Sta cosa qua che i nemici si duplicano sta iniziando a diventare problematica, veramente. Basta! Non vi sopporto più! Andate via! Mamma mia! Basta, rane! Però sicuramente fare tutti questi nemici che si duplicano è un buon modo per aumentare i livelli delle spille. Su quello non c'è dubbio. Allora, questa qui la livellerò perché sicuramente è buona, ma non ora. Queste due, se è un attimo da scegliere quale mettere prima e quale mettere dopo. Posso passare di qua o mi blocchi la strada? Mi blocca solo la strada, ok? Sì, probabilmente dovevamo venire di qua, sbloccare il drago verde, poi tornare indietro e andare dall'altra parte. Eccomi di nuovo qua, ho trovato il drago verde. Barriera eliminata. 5.000 yen e siamo di nuovo all'incrocio. Questa volta però mi farei passare tu o tu? Ok, lui no. Però magari lui. Volete superare? Ho una sorpresa per te. Ah, come un fulmine. No, ti prego. Questione del meno. Partiamo. Qualcuno ha rimescolato la struttura della città. Se volete raggiungere Udagawa, dove dovete andare prima? Dogenzaka? Sarà come dici tu. Domanda numero 2. Import Styling ha messo in vendita una nuova spilla, Raggio Celeste. Dov'è Import Styling? Se vogliamo usarla in combattimento, come facciamo ad attivarla? Non lo so, colpisci Neku? Ok. Domanda 3. Diciamo che mi trovo a combattere il rumore 98. Se ne cancello uno in modalità difficile, che cosa si lascia dietro? La Tectite, non lo so. Cacchio, alla prima! Perciò potete passare. Ma anche se dimenticherete il questionario, vi garantisco che lui si ricorderà di voi. Ci rivedremo ancora, per il momento vi saluto. Sono contento di averla sbloccata la prima, ti giuro. Sono andato proprio a tentativo. È il signor H. Siete arrivati a Towa Records, eh? Adesso andate a Nord-Ovest, capito. Signor H, posso chiederle una cosa? Certamente. Non so se potrò risponderti, ma ci proverò. Chiedigli se sa di chi è il Game Master. Amico, smetti di interrompermi. Allora vedi di tagliare, io. Non lo so ancora. A dire il vero, non sono nemmeno sicuro che ci sia un Game Master stavolta. Questo gioco è diverso da tutti quelli che ho visto prima. Significa che Joshua non è il compositore stavolta. Joshua? Oh, vuoi dire Yoshia? Sì, Yoshiya. Beh, ti rigiro la domanda. A te sembrava il compositore? Assolutamente no. È quello che penso anch'io. Ehi H, cos'è sta storia di Yoshiya? Mica si chiamava Joshua. Non che io sappia. Non ho mai sentito parlare di Joshua. Solo Yoshiya. Se quel ragazzo è chi penso che sia, probabilmente non sa nulla. Se è chi tu pensi che sia, probabilmente non dirà nulla. Sarà meglio che tu non ci stia prendendo in giro, io. Sto solo cercando di aiutarvi. In ogni caso avete un timer, quindi sarà meglio che vi sbrighiate. Signor H? Sì? Fin da quando sono arrivato qui ho iniziato ad avere delle strane visioni. Alcune sono solo dei flashback, ma in altre vedo della gente e dei posti che non ho mai visto. Visioni, eh? Se non ti ricordi quello che vedi, allora è possibile che qualcuno stia cercando di mostrarti qualcosa di nuovo. Ma chi e come? Per ora non preoccuparti di quello. La cosa più importante è che tu ti tenga stretto i tuoi ricordi. Sono ciò che ti aiuta a separare il vero dalla finzione, giusto? Beh, grazie al consiglio. Nuove spille. Allora, per questo la morganite e la tectite. Invece per questa 1000 yen, rubellite e morganite. Per questo CD invece, metallo raro. Cazzo, 40. Proiettile di forza toccano spazio vuoto. Un grande proiettile. Dopo i 3 potrei cambiare nuovamente lo spazio vuoto. Per adesso me lo tengo da parte. Va bene, proseguiamo. Oh... Se volete superare questa barriera, sconfiggete questa... Ah no, superando una barriera da 3 riduzioni. Ma se non concatenate 3 round non conterà. Cosa vuol dire concatenare 3 round? Le riduzioni sono sempre 3. Non ho capito il senso. Forse intendeva... Ah, aspetta. Forse intendeva che devono essere 3 e non devono appunto
superare i 3, devono essere solo 3 riduzioni e non di più. Beccati il fuoco. Dai! Neku, porca di quella miseria! Spara ste spade! Ecco qua. Via da qui. Curati un attimo. Beccati il fuoco, stupido lupo. Maledizione. Quanti cavolo sono veramente... Sta cosa è impensabile, veramente. Sono tantissimi ogni volta che si continuano a moltiplicare. Ecco fatto. Dai, provaci. Prova a venire qua, forza. Dai, avvicinati. Madonna mia, vi spacco tutti la faccia se vi continuate ad avvicinare. Dai, avvicinati. Alla fine, sta cosa qua delle spade non è niente più che una versione 2.0 del fulmine. Perché bene o male comunque fa danno continuo. Ci siamo? Li abbiamo uccisi tutti? Lo spero. Lo spero vivamente perché stanno iniziando a diventare un po' lunghe ste battaglie. Non difficili, lunghe. Il che è un problema. Vieni qua. Oh, finalmente. Che appunto non sono difficili, sono lunghe ste battaglie. Minchia, quante spille del lupo abbiamo ottenuto? 27. Madonna mia, un po' troppo. Sono tutte spille da vendere, eh. Sono 5.000 luna se non sbaglio. Aspetta un attimo. 141.000. Beh, un bel guadagno, dai. Proseguiamo. Vediamo se me l'accetta. Barriera eliminata, perfetto. Pillole attacco. Ah giusto, a proposito di cibo e simili, lui ancora sta mangiando. Lui ancora sta facendo, ok. Dove siamo? Ok, a Col di Spagna. Vediamo se il negozio qua degli Odoga ha qualcosa. Ovviamente no. Pezzo grosso. Oh, di nuovo loro due. Fermi. Perché forse è la scena che ha visto Neku in cui Raim muore. Oh, carina, cosa vuoi? Tectite, morganite, 10.000 yen. Colpisci uno spazio vuoto con un fendente dal basso verso l'alto per far apparire delle spade d'ange tutti i nemici che toccano. Sembra buona. Solo un utilizzo dopo 7 secondi. 45, un po' basso. Un po' basso, come attacco. Però proviamola. Stasera pollo. Va bene. Ah, ecco perché. Io penso, ok, madonna mia, come sta cosa delle spade sta prendendo una piega interessante. Fa un sacco di male. Fa veramente un sacco di male quella spilla, eh. Perché io non pensavo fosse... Dai! Non pensavo fosse un danno continuo. Fosse come per esempio quella del ghiaccio. Un danno singolo e basta. Invece è interessante. A livello di danni è buona. È ottima. Soprattutto per esempio... Madonna mia. Col boss finale, quel contro il dragone, questa spilla potrebbe fare un sacco di male. E mi ricorda, ah c'è ancora uno, mi ricorda l'attacco finale di Sora in Kingdom Hearts 3 con la Final Form. Dai, togli quel tornado. Donna mia, ti spacco. Mi ricorda l'attacco di Sora che fa con le spade con la Final Form. È figo. È veramente figo. Abbiamo ottenuto altri due lupi.
della Tafeite. C'è solo un però che vorrei puntualizzare. Questa combinazione non è ottimale per ora. Cioè, perché sto provando tutte le spille e tutto quello che vuoi. Tipo questa insieme a questa qua del fuoco non va bene. Per adesso toglierei Drago Verde e farei così. Proverei questa combinazione. Vediamo se funziona. E vediamo se sta povera crista crepa. Secondo me... Ehi, fratellone! Neku, avete fatto progressi nella missione? Stiamo avanzando, spero. Già. Non male, ma non vi rilassate troppo, vi batterò al traguardo. Devo tornare a essere la vera me e raggiungere il mio sogno di diventare la stilista. Wow, quella suona in tutto per tutto come la vera Shiki, no? Sì. E anche io devo raggiungere il mio sogno, qualunque esso fosse. Perché quel muso lungo, Pit? Non continui mica a credere che io sia falsa, vero? No, non è quello, io sono solo confuso, è tutto. I demoni si sono presi i tuoi ricordi di me già un'altra volta. Solo che non mi ricordo se è così che mi sentivo. Mi spiace, non mi sento meno vera di te. Se solo ci fosse un modo per dimostrarti che sono io. Oh, Pit, attenzione! Di nuovo sta scena. Stanno cercando di far rivivere certi momenti per rendere reali tutto ciò che non è reale. E certo, di nuovo. Ancora. No. Si è avverata. La mia visione si è avverata. Che cavolo, amico! Oh mio Dio, Pit, fai attenzione. Quel rumore è tipo pericolosissimo. Eccolo che arriva. Raven Ball? Che cavolo? Oh, cacchio! È un mondo pieno di squali il nostro! Ma allora! Curati! Maledizione! Ma porca miseria! No, no! Sta cosa non è fattibile mai! Non è... Allora, vaffanculo! Allora, cerchiamo di fare il punteggio più alto che riusciamo. Perché veramente... è infattibile. È veramente infattibile questa parte qua con tutti quei nemici in giro. No, ho sbagliato. Ok. Dai che riusciamo almeno a fare 5. Almeno per togliere gli squali quelli meno pericolosi. Finché il boss sti cacchi. Ok, beccati questo. Dai, Pit. Occhio alla alla palla, stavo per dire, invece mi è uscito alla spalla. Allora, sto squalo ha veramente un sacco di vita. Sto squalo ha veramente un sacco di vita. E tutte queste spille qua non vanno bene. Devo togliere queste. Rimettere un altro di questi. E mettere la medusa. Perché questo ci permette di lavorare insieme a Pit. Via. La palla. No, veramente. Quando ci sono tutti gli squali in giro non è per un cavolo fattibile questa parte. Non è per un niente fattibile. Devi già eliminarli fin da subito. Devi già iniziare a eliminarli. Ok, via, via. Ok, via questo. Via.
Via. Ok, via questa. Via questa. Via questa, ok. Dai, almeno 4 siamo riusciti a farle. Ci eliminiamo un po' di squali, spero. Perfetto. Dove cavolo vai? Ma perché oggi? Madonna mia. Questa boss fight è di un ingiusto ma veramente terribile. Allora, via. Ma non era così grande la palla prima. Occa. Più la eviti e più. Curati, maledizione. Porca miseria. Via da lì. Ok. Ok. Dove sei? Uff. Dai. Via da lì. Dai che ci siamo. Io capisco che questa è la modalità esperto, ma porca miseria. Ok, spilla d'oro. Speriamo che ne valga la pena almeno. Cosa abbiamo appena ottenuto? Metazashi. Ok, arrivato a questo punto del gioco, questa spilla qui non è più utilizzabile. Ci teneva così tanto a dimostrare che era vera, che ha dato di nuovo la sua vita per salvare la mia, proprio come l'altra volta. Oh, aspetta, dov'è Shiki? Beh, aveva tipo letteralmente 7 minuti dopo che Rhyme è stata cancellata. E questo era un sacco di minuti fa. Il che significa che se n'è andata. Ammazza ragazzi, che roba tragica. Non vorrete mica che succeda anche a voi, no? Credo che dovreste finire di brutto sta missione e levarvi di qui. Forse hai ragione, io. Aspetta. Tutto è andato esattamente come nella mia visione. Rhyme ha spinto via Beat e si è fatta cancellare dal rumore. Forse quello che ho visto non era un lampo dal passato, ma del futuro. Tutte queste visioni che ho avuto potrebbero in realtà essere premonizioni. Ma allora questo significa che Joshua cercherà di uccidermi di nuovo. Pronto? Terra chiama Neku. Dai, dobbiamo trovare il signor H. Sul serio? Quel vecchio è sospetto di brutto. Ma l'avete vista quella barba? Sei sicuro di poterti fidare? Positivo, mi fido di lui più di chiunque altro. Ah, beh, poi non dite che non ve l'avevo detto però. Non mi fido di te io invece, maledetta. Via questa, vediamo questa cosa fa. Onda d'urto, colpisci con un nemico con un fendente. Colpisci un nemico, le fiamme cambieranno forma a seconda della direzione del fendente. Ok, sembra interessante questa, da usare magari con Joshua. E rimettiamo questa intanto. Vediamo di qua dove si va. Volete superare questa barriera? Allora portatemi la spilla PR02SR. Dovreste prenderne una al molco. Che immagino ci farà passare da qua, vero? 3 spille tafeite. Ok, ce le ho già. Obiettivo raggiunto. Pastiglie PF. Oh, cosa vuoi? Volete superare questa barriera? Allora sconfiggete questi rumori, ovviamente. Vediamo. Grazie. Grazie di avermelo detto adesso. Cosa fa la Raven Ball? Non è che già l'ho sconfitta. No, ti prego non tirarmi fuori. Ho visto una mosca, scusatemi. Ti prego non tirarmi fuori. Vabbè. Pensavo andasse peggio. Di nuovo con via da lì. Tirasse fuori di nuovo qualche squalo. Invece per fortuna è stato un filino più gentile il gioco. Quegli squali che si moltiplicavano, diciamo che non sono stati simpaticissimi, eh. Ecco fatto. Via da qui. Ok, via da lì. Oh,
Perfetto. Questo giro è stato un filo più facile. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Fammi solo vedere una roba. Dopo 5 secondi e dura 2 secondi 8. Mentre l'altra quanto durava? Dura 4 secondi. Non lo so, non so quale delle due sia meglio in realtà. Vabbè, proseguiamo per ora. E siamo arrivati vicino alla testa. Aspetta un secondo. Siamo avanzati di giorno. Volete superare questa barriera? Oh no! Che palle! Maledizione! Facciamo che mi metto a combattere. Cosa succede se inizia una di quelle missioni multi? I rumori si dividono? Strano da vedere. Domanda 2. Cosa succede in una missione maledizione? I PF di Neko diminuiscono? Cosa mi dite delle missioni corvo palla? Come sono strutturate? Appare una palla che ti danneggia? Ok, ecco i risultati. Questionario del demone, a quanto pare, l'avete superato. Perciò potete passare. E ora vi lascio un'ultima perla di saggezza. Se una missione vi abbatte, ricordate, tutto ciò che avete bisogno è un buon cibo, buoni argomenti. E buoni amici, con me funziona sempre. Ora andate e rendetemi orgoglioso. Boh, vabbè, come vuoi. Siamo al molco, ok. Una nuova spilla tocca uno spazio vuoto nucleo di spruzzi. Per creare una palla elettrica che danneggia ogni nemico toccato. Rimane in posizione anche dopo averla entrata in contatto con un nemico. Lui voleva questo oggetto qua, però. La rubelite, la morganite e la tafeite, ok. Sembra interessante, quanto fa di danno? 93. Lei invece ha colpisci Neku con un fendente proiettile di energia. Tre colonne di fuoco in quella direzione. Tektite, morganite e tafeite. Va bene. Vediamo di qua se si può proseguire. Sì, ma dobbiamo sconfiggere i rumori. Allora, però prima di sconfiggere i rumori, togliamo un secondo questa. Vorrei provare questa qua. Anche se colpisci Neku con un fendente non mi piace a me moltissimo, però volete superare la barriera? Ah no, battete 6 rumori simboli in quest'area e guardate che non tengo il conto per voi. Ok.